suo posto. Presidente Spelzini, prego. Grazie Presidente. Sono stati presentati numerosi ordini del giorno dal mio gruppo Lega e di questi ci tenevo ad evidenziarne tre. Il primo che riguarda il potenziamento della viabilità agrosilvopastorale. Questo è un invito alla Giunta a tenere conto di questa importante esigenza, poiché sappiamo come tutti i territori montani necessitano di infrastrutture e di vie di comunicazione al fine di poter sviluppare le attività e l'economia. Un altro ordine del giorno, l'876, sempre al PDL 102, riguarda invece, e parla sempre attinente alla montagna, investimenti per le ASST afferenti alla TS della montagna e impegna la Giunta a stanziare maggiori risorse per la sostituzione di grandi apparecchiature biomediche, l'acquisto di nuove apparecchiature che possano rilanciare la capacità diagnostica e di cura ed incrementare anche i livelli di sicurezza antincendio e di sicurezza sismica nei territori appunto montani. Oltre a questo, un altro ordine del giorno a cui tengo particolarmente è l'877, che riguarda il sostegno alle scuole, alle biblioteche e agli uffici comunali per quanto riguarda le dotazioni Wi-Fi per l'innovazione tecnologica. Da diversi anni la nostra regione sostiene e promuove l'innovazione tecnologica, ma è fondamentale continuare su questo aspetto proprio perché è importante potenziare la scuola considerandola come un ambiente di apprendimento innovativo dove vi possano essere degli ambienti e degli spazi attrezzati capaci di integrare la didattica alla tecnologia. Questo poi è promosso anche a livello nazionale dal MIUR. E con questo ordine del giorno si impegna la Giunta regionale a prevedere proprio degli incentivi affinché questo possa essere realizzato. Infine, ci tengo a presentare l'emendamento 304 al PDL 102, un emendamento che è stato sostenuto e fortemente voluto dal mio gruppo Lega e che riguarda il sistema di protezione civile. Questo emendamento chiede di incrementare le risorse agli enti forestali, comunità montane e parchi regionali per le attività di antincendio boschivo e protezione civile. I fondi richiesti servono per l'organizzazione delle squadre volontarie antincendio e ritengo fondamentale per la nostra regione sostenere questi gruppi di protezione civile perché sono una risorsa importante per i nostri territori. Sono conoscitori dei luoghi in cui operano e per questo sono in grado di dare risposte efficaci ed efficienti nelle situazioni di emergenza-urgenza. Questi gruppi rappresentano il miglior esempio di sussidiarietà fra i cittadini e le istituzioni e danno un senso alla comunità poiché sono l'espressione di amore per la propria terra, la propria gente ed è il collante di quell'item sentire che è proprio delle comunità operose. Ricordo qui gli incendi dello scorso anno, proprio in questo periodo, che hanno interessato la nostra regione, fra i quali quello di Sorico in Alto Lario, dove posso testimoniare come la protezione civile sia stata fondamentale nell'intervento e nel coordinamento dei soccorsi e che ancora ringrazio. Supportare questi gruppi che concorrono al bene comune è un nostro dovere, perché proprio loro sono le prime sentinelle del nostro territorio, lo vigilano e lo proteggono sia con competenza che con passione. Grazie. Grazie Presidente Spelzini. Vicepresidente Borghetti.